12 aprile 1961, il mondo riceve dalla Russia la notizia che un'astronave con un uomo a bordo è uscita dall'orbita gravitazionale della Terra ed è entrata nello spazio. Yuri Gagarin sul Vostok 1 avrebbe compiuto attorno alla Terra una rivoluzione di un'ora e 48 minuti. Yuri Gagarin era il primo uomo a conquistare lo spazio. Con questa impresa l'ufficiale dell'aeronautica dell'URSS dava avvio alla gara tra russi e americani per la conquista della Luna. Dopo quell'impresa spaziale, Yuri Gagarin dichiarò: «Sono stato in cielo, ma Dio non l'ho visto». Forse toccare l'infinito a Gagarin aveva dato il mal d'onnipotenza, o più verosimilmente quella di Gagarin era l'espressione sofferta di uno spirito religioso in ricerca, propria del pellegrino russo. Perché l'animo russo può essere contro Dio o con Dio, ma non è mai senza Dio.